Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture fatte ad aprile. Ho letto 5 libri, tutti in ebook. Come sempre, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi cito in questo video, sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un ordine da parte vostra tramite uno di questi link, voi non avrete nessun sovrapprezzo nell'ordine, mentre io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà a portare avanti il canale. Parto con un libro che è stata una collaborazione tramite la casa editrice Derla Edizioni, che mi ha proposto di leggere questo romanzo di fantascienza barra distopico scritto da Martina Monti. È un bel libro di più di 500 pagine che a me è piaciuto da morire, veramente un libro bellissimo che ho divorato in pochissimo tempo. Siamo in un lontano futuro dove una guerra nucleare ha spazzato via la civiltà antica, il mondo si è adattato trasformandosi e trasformando anche gli esseri viventi. Queste mutazioni si sono stabilizzate in tratti tipici, definendo appunto una nuova razza. Questa razza si chiama Abarimoni. L'ho dovuto guardare perché ogni volta mi confondo con questa parola. Sono appunto diversi dagli umanidi, che sono i discendenti degli esseri umani, e sono anche convinti che appunto gli umanidi siano inferiori rispetto a loro e hanno questo culto del dio Dea e esaltano questo nuovo gene appunto come se fosse un marchio di prescelti. Quindi abbiamo queste due nuove razze, gli umanidi e gli abarimodi. Gli umani sono appunto schiacciati e utilizzati come schiavi dagli abarimoni, però c'è una minaccia sconosciuta che incombe su entrambe le razze. Ovviamente seguiamo un gruppo di persone, di umanidi, ma non solo, e questo racconto, questa storia mi è piaciuta tantissimo. È un distopico formidabile che, nonostante la mole delle pagine, si legge in un batterbaleno, perché la scrittura dell'autrice è molto immersiva, è molto chiara e scorrevole, riesce a farti proprio immaginare questo mondo e riesce anche a farti appassionare, perché è un continuo di colpi di scena, di avvenimenti, accadimenti, e non c'è mai un attimo di stop, un attimo di stallo, di noia, è sempre un crescendo, e quindi il lettore si ritrova a divorare il libro per vedere come va a finire questa cosa, però poi ne succede un'altra, quindi è un continuo leggere, almeno per me è stato così. Tantissimi colpi di scena che mi hanno fatto rimanere a bocca aperta, alcuni mi hanno fatto rimanere un po' male. È sicuramente un libro dove il lettore non si può appassionare, diciamo, a nessun protagonista, però è un libro molto bello, che ti fa empatizzare anche molto con il gruppo dei protagonisti. Sono tutti diversi tra di loro e mi è piaciuto perché ognuno ha una reazione diversa a quello che succede, ma tutte le reazioni sono reazioni veritiere che potrebbe avere una persona nella vita reale, quindi mi è piaciuto per questo lato un po' più realistico, nonostante appunto siamo in un romanzo distopico di fantascienza. Anche delle sfumature steampunk che mi sono piaciute moltissimo. E niente, se vi piacciono queste ambientazioni post-apocalittiche, assolutamente questo è un libro super consigliato e da leggere. Altro libro che ho letto, in questo caso è stata una rilettura, è Magia e segreti di Susanna Tagliaferro. Questo è un urban fantasy young adult ed è un libro che appunto avevo già letto, ma l'autrice ha pubblicato in una nuova veste questo libro, quindi l'ho riletto nel nuovo formato. E devo dire che questo nuovo formato è meraviglioso, esteticamente bellissimo, ci sono delle belle illustrazioni, è un romanzo, devo dire, molto molto curato. La nostra protagonista è una ragazzina timida che si chiama Adele,
e che conduce un'esistenza normalissima. La magia entra a far parte della sua vita nel momento in cui lei trova un diario, il diario di sua madre Eva. E da quel momento per Adele tutto cambia. E questo è un romanzo che a me è piaciuto molto. È adatto per i giovani lettori, però è adatto anche per un pubblico un po' più adulto. Secondo me non esistono libri young adult o per ragazzi che sono solo, appunto, per ragazzi o per adolescenti. Secondo me ognuno può leggere qualsiasi cosa. A me piace molto leggere anche di libri young adult o anche per bambini. E questo libro l'ho trovato molto carino. La cosa che mi piace di più di questo libro è appunto i personaggi, che sono molto realistici, e Adele, soprattutto, che è la nostra protagonista, è una ragazzina molto timida. Io mi sono rispecchiata molto in lei, è un po' sfortunata, le succedono sempre un po' di cose, sempre tutte a lei, e quindi ha questi drammi adolescenziali, che però sono drammi che effettivamente abbiamo passato tutti. E quindi mi è piaciuto questo lato molto realistico di questi personaggi. La mia personaggia preferita è Perla, la sua migliore amica, e mi è piaciuto molto sia lei come personaggio, ma anche il loro rapporto di amicizia. Inoltre, non seguiamo solamente la storia di Adele e di Perla, ma seguiamo anche la storia di sua madre, di quando era giovane, tramite appunto le letture di questo diario. È una scrittura molto semplice e chiara, perché appunto è un libro per ragazzi, ma che comunque rimane una scrittura coinvolgente e divertente, e quindi assolutamente vi consiglio. Poi ho letto i primi due libri di una tetralogia fantasy scritta da A.S. Belmont. Il primo libro è Amélie Bishop e il sigillo delle anime silenti. È un libro che mi ha attirato molto dalla copertina e dalla storia. Abbiamo Amélie, che a 17 anni viene coinvolta in uno strano incidente mentre è in auto con la sorella. La sorella scompare e lei scopre di avere dei poteri magici. Amélie riceve un invito per frequentare un'accademia di incantatori. Lei si trasferisce in questa accademia per seguire l'anno scolastico e apprendere nozioni appunto sulla magia e su che cosa sono e che cosa fanno gli incantatori. Ma nel mentre Adele cerca di risolvere il mistero legato appunto alla sorella: che cosa le è successo, che cosa è successo quella sera, dov'è la sua sorella. E nel frattempo fa anche amicizia con Mia e Sebastian, che sono due amici veramente molto molto simpatici e dolci, mi sono piaciuti da subito, e inoltre verrà aiutata nella ricerca, oltre che da questi due amici, anche da Adrian, che è il ragazzo della sorella di Amélie, con cui appunto Amélie non ha proprio un buonissimo rapporto. Questo primo libro mi è piaciuto tantissimo. A me piacciono i libri che parlano di magia e che sono ambientati in accademie, scuole magiche, a me piacciono molto. E devo dire che, nonostante ci siano delle cose che mi hanno ricordato un po' Harry Potter, perché poi devono anche fare un torneo con varie scuole, varie categorie di esseri magici, a cavallo di grifoni, insomma ci sono varie cose che mi hanno un pochino ricordato Harry Potter, la storia è completamente diversa, e la cosa però che mi è piaciuta è il modo che ho trovato molto molto originale di sviscerare questa storia, di creare questo sistema magico, di creare gli avvenimenti. L'ho trovato una cosa molto originale ed è per questo che mi è piaciuto molto. È un libro molto interessante che non fa mai perdere l'attenzione, non è mai noioso e non è mai banale. Mi sono piaciuti i personaggi e le ambientazioni. I personaggi sono ben caratterizzati e ben descritti, e anche le ambientazioni sono ben descritte senza mai essere noiose, e ti fanno proprio entrare ed immaginare molto bene questo mondo. È un libro adatto a un pubblico un po' più giovane, ma che è assolutamente adattissimo anche per gli adulti, e ve lo straconsiglio perché mi è piaciuto tantissimo. Ho letto poi
anche il secondo volume, che è Amelie Bishop e la corda di Calicanto. Tra poco inizierò a leggere il terzo. Ovviamente qua non vi dico la trama del libro, vi dico solamente che Amelie continua a cercare la sorella e in questo libro ci sono tantissimi colpi di scena. Inoltre abbiamo dei nuovi personaggi come Pandemonium e tramite Pandemonium Amelie scoprirà dei segreti relativi ai suoi genitori, soprattutto a suo padre. Sono dei segreti sconvolgenti e niente, mi è piaciuto anche questo secondo libro. Ho dato entrambi 5 stelle proprio perché sono riusciti a catturare la mia attenzione. Il secondo volume l'ho letto in 2 giorni, nonostante siano 420 pagine, proprio perché è una continua corsa contro il tempo per salvare la sorella e è una corsa che è ricca di imprevisti e quindi questo mi ha portato a leggere sempre di più senza mai fermarmi per riuscire ad arrivare alla fine di questo salvataggio, diciamo così. Quindi assolutamente 2 libri, per ora vi consiglio i primi 2, vi parlerò poi del terzo e del quarto deve ancora uscire, vi parlerò poi del terzo nel prossimo wrap up. Intanto questi 2 assolutamente promossissimi. Infine l'ultimo libro che ho letto è il terzo e ultimo libro della trilogia urban fantasy di Tania Michela Cordone ed è Dragon Legacy, il crepuscolo del Midgard. Questo è stato un volume conclusivo, non vi parlo della trama perché sarebbe spoiler, vi lascio il video dell'altro wrap up dove vi parlavo dei primi 2 e anche della trama. Comunque è stato un volume conclusivo che mi è piaciuto moltissimo perché finalmente abbiamo un libro dove la battaglia finale, che si sa che ci sarà dal primo volume, finalmente viene snocciolata per bene e non si esaurisce in 3 righe frettolose, perché dopo aver letto 3 volumi non mi puoi far finire una battaglia in 3 balletti, cosa che invece purtroppo accade spessissimo. Qua invece l'autrice ha dedicato vari capitoli su questa battaglia e non è per niente noiosa. A me non piace leggere di descrizioni su come vengono tagliate le teste, però è una battaglia, vi posso garantire, super coinvolgente, dove succedono milioni di cose, dove veniamo a conoscenza di nuovi esseri magici, dove troviamo dei nuovi personaggi, dei vecchi personaggi, dei ritorni, dei non ritorni, insomma tante cose, e è una battaglia che lascia a bocca aperta col fiato sospeso per tutto il tempo. Appunto è un libro che mi è piaciuto molto proprio per questo. Inoltre un'altra cosa che ho amato molto anche negli altri libri, ma soprattutto in questo, è il gruppo di amici che aiutano la nostra protagonista nella battaglia, perché è impossibile non affezionarsi a tutti loro. Io mi sono affezionata a tutti e in quest'ultimo volume sono più uniti che mai e questo mi è piaciuto tantissimo. Devo dire appunto che è un finale che assolutamente non mi ha delusa e che anzi ha soddisfatto e superato tutte le mie aspettative, quindi adesso che ho terminato di leggere l'intera trilogia ve la posso consigliare assolutamente. A tutti e 3 i libri io ho dato 5 stelle, quindi il voto massimo, se li merita tutti, e quindi se non avete ancora letto questi libri assolutamente correte a leggerli perché sono molto 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 interessanti. Ok, quindi il video finisce qua. Fatemi sapere che cosa avete letto voi o se avete qualche libro da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!